Buongiorno a tutti, ciao signori, ciao ragazzi, come state? Tutto bene? Allora, oggi doppio video, ve lo dico già, doppio contenuto ce l'ho già in mente, a meno che non succeda qualcosa nel pomeriggio che mi faccia cambiare idea, mi faccia cambiare il palinsesto, questo è un po' il programma che ho in mente, e cioè questa mattina questo video e nel pomeriggio parlare un pochettino di quello che è il reparto offensivo della Juventus, di quelli che sono gli attaccanti della Juventus, in particolar modo di Moise Kean. Ve l'avevo promesso subito dopo il post partita di Milan-Juve, non ho ancora avuto il modo di incastrarlo all'interno di tutti gli argomenti che voglio trattare, ma ho deciso che oggi pomeriggio lo facciamo, dato che domani poi è già venerdì e siamo in vigilia della partita. Ci sarà da analizzare la conferenza stampa, le parole di Massimiliano Allegri, e inizieremo a entrare un po' nell'ottica di Juventus-Hellas Verona, che è molto importante perché poi nelle prossime avremo anche l'Inter, il Napoli e la Fiorentina, non tutte di seguito, ma quasi facciamo in tempo ad arrivarci, e lì sarà il vero momento della verità, perché conto è adesso, no? In cui quelle squadre che sono lì attaccate ancora non le hai affrontate, bene o male hai affrontato il Milan e l'Atalanta, di quelle che sono strettamente legate alla tua classifica attuale, e sicuramente dopo 15-16 giornate, quindi quasi al termine del girone d'andata, si potranno avere le idee più chiare su quella che sarà la forza effettivamente della Juve. Io anche ieri ho voluto ribadire questo concetto, cioè piano adesso dire che la Juventus è la favorita per lo scudetto. Io credo che questa sia la cosa più sbagliata in assoluto da dire. Sto leggendo troppo spesso anche sui giornali, soprattutto sui giornali, questi titoloni legati allo scudetto della Juve. Io credo che l'assenza delle coppe sia un vantaggio incredibile. Parlare di Juve come favorita assoluta, no. Non mi trova d'accordo, non mi trova d'accordo né dal piano tecnico né dal piano tattico, non mi trova d'accordo nemmeno dal piano della continuità, perché non abbiamo ancora dimostrato di avere una continuità tale da poterci definire una squadra scudetto, e banalmente non abbiamo ancora affrontato tutte le squadre, quindi non possiamo farci un'idea nemmeno sugli scontri diretti. Oggi voglio parlare un pochettino, vabbè, anche un po' effetto dire di Douglas Costa al 26 di ottobre del 2023, perché io sono stato un grandissimo fan di Douglas Costa, credo che sia stato uno dei giocatori più divertenti da vedere giocare nella Juventus in assoluto. Però ragazzi, Douglas Costa già l'ultimo anno di Juventus, quindi l'anno di Sarri, l'anno dello scudetto, ha fatto fatica a trovare continuità di rendimento. In questo momento qui è un giocatore che, ecco, faccio due passi indietro. Il primo passo indietro, mi invito ad andare a vedere il video di Romeo Agresti, che ha parlato della situazione di Douglas Costa e ha spiegato come non sia la Juve ad aver individuato in Douglas Costa il giocatore ideale, quanto più sia stato Douglas Costa ad aver chiesto un po' il suo entourage, ai suoi agenti, di guardarsi intorno, e avrebbe nominato la Juventus, dato che si era trovato molto bene e quindi avrebbe piacere a fare 6 mesi in prestito alla Juve. Perché sto guardando su Netflix il documentario di David Beckham e mi è tornato in mente un pochettino quella che era diventata ormai una prassi, no? Beckham è stato uno dei primi giocatori ad andare a giocare in MLS. Vedevo ieri sera che credo che sia terminata l'MLS, o comunque giù di lì, quindi loro hanno questa pausa tra i due campionati proprio nel nostro inverno, e infatti ricorderete che Beckham ha fatto uno, se non due, perché addirittura mi sembrano 2 anni, che a gennaio è arrivato in prestito al Milan per 6 mesi, poi tornava ai Los Angeles Galaxy, mi pare fosse quella la squadra, e faceva questo giochino avanti e indietro. Quindi questa dovrebbe essere un po' la motivazione per cui si parla di Bernardeschi, di Douglas Costa. L'altro giorno leggevo Insigne potrebbe andare alla Lazio, ritrovare Sarri. Tutti questi giocatori che appartengono all'MLS dovranno poi arrivare a un punto in cui si ritroveranno svincolati o comunque liberi e non giocheranno, e quindi avranno la possibilità di presentarsi o offrirsi in prestito ad altre squadre. Tra l'altro, sono andato a leggere proprio ora, Douglas Costa ha il contratto in scadenza al 31 dicembre 2023, quindi lui poi non avrebbe nemmeno la necessità di tornare in MLS dove gioca. Al momento io pensavo che in realtà Douglas Costa si fosse ritirato, invece gioca proprio ai Los Angeles Galaxy, buono a sapersi, e quindi starebbe cercando una squadra con cui passare una parte della stagione, e avrebbe la volontà, gli piacerebbe, insomma, poter tornare alla Juventus come jolly offensivo.
L'altro passo indietro che faccio, ma è già un passo avanti, è la cronaca infortuni di Douglas Costa, perché se già la Juve era diventato un bel problemino, ecco, io ho visto che negli ultimi anni non è migliorato, perché da quando ha lasciato la Juve, quindi dal 2020-2021, e ha giocato nel Gremio e nel Galaxy, ha avuto 121 giorni di stop per una frattura capillare al piede. Va bene, una frattura, d'accordo. Però poi 35 giorni di stop per un infortunio al polpaccio, 37 giorni di stop per un infortunio alla gamba, 6 giorni di stop per un infortunio alla spalla e di recente, dato che è tornato in campo praticamente un mese fa, altri 9 giorni per un infortunio muscolare generico. Quindi Douglas Costa sicuramente è un giocatore che da quel punto di vista non è migliorato, anzi è rimasto il giocatore che avevamo già visto la Juventus, un giocatore meraviglioso tanto quanto fragile. Io ieri ci ho anche un po' scherzato in realtà sui social, dicendo che questo continuo girare intorno a dei nomi come Bernardeschi e Douglas Costa sta diventando straziante e andrei su un nome, un profilo diverso, andrei su un giocatore differente, su un giocatore sano, integro, giovane, di prospettiva già forte. E per trovarne uno che possa essere appetibile anche per il mercato di gennaio diventa complicato. Diventa complicato, lo sappiamo tutti, bisogna incastrare. Quando l'altro giorno parlavo delle famose opportunità di mercato, dicevo Bernardeschi non è un'opportunità di mercato, Bernardeschi è un giocatore che si offre alla Juve perché ha la necessità di, ma non è un'opportunità di mercato. Un'opportunità di mercato, ve lo dicevo anche ieri, è il nome di Samardžić. E allora ho voluto cercare di capire dove poter incastrare Samardžić. E dato che io non sono un gran fan della difesa 3, ma ve l'ho già detto, ho cercato di immaginarmi una Juventus a 4 con Samardžić, ma che potesse anche interpretare lo stesso modulo, quindi il 3-5-2. E mi è venuta in mente una cosa abbastanza simpatica. Volevo discuterne con voi e cercare di capire secondo voi quali possono essere i pro e i contro, dato che Samardžić è l'identikit del giocatore che ho elencato prima. Giovane, forte, di prospettiva, che può essere l'occasione proprio perché magari a gennaio in prestito con diritto obbligo di riscatto lo puoi prendere. Allora immaginiamoci un 4-2-3-1 così composto. E questo: Szczęsny in porta, Bremer e Gatti centrali difensivi. Tra l'altro Gatti proprio ieri ha rinnovato fino al 2028 con la Juventus, sono contento. Si dovrebbe parlare di 1.400.000, all'inizio si parlava di 3.300.000, dicevo ma come? 3.300.000 Gatti, ma siete ubriachi, siete impazziti. 1.400.000 è assolutamente idoneo, logico e anche coerente con quello che è il percorso che deve fare Gatti. Poi andremo a vedere se le cifre saranno confermate. Cambiaso e Danilo sugli esterni, bassi al momento, proprio perché Kostic come terzino sinistro non ce lo vedo, anche se poi ci sarebbe la necessità di farlo giocare lì. Rabiot e Locatelli davanti alla difesa, io sono convinto che Rabiot e Locatelli siano molto adatti per gestire un centrocampo a due. Ma quello che mi piacerebbe davvero tanto vedere è come Chiesa, Samardžić e Weah andrebbero a scatenarsi dietro Dusan Vlahović. Questa è proprio una formazione che mi piace per composizione. L'unico che vedo fuori un po' dal vaso è Bremer, perché nella difesa 4 fa fatica, a maggior ragione a sinistra, secondo me. Però ragioniamoci insieme un attimo, prima di dire no, impossibile, la Juve gioca al 3-5-2, sono d'accordo, però alla fine l'unica cosa che non torna è appunto questa, perché come potete vedere con dei banalissimi spostamenti in campo, ce ne vediamo un milione a partita, il 3-5-2 viene a ricrearsi, però qua è sballato, perché in difesa è sballato, quindi dobbiamo cercare di capire alcune cose. Solitamente cosa succede? Succede che la difesa 3 della Juve è così composta, Bremer, Gatti e Danilo, no? Quindi proviamo dalla difesa 3 della Juventus, Danilo a sinistra, Gatti a destra, Bremer al centro, a ricomporre quella che è la difesa 4. Significherebbe semplicemente chiedere a Gatti di fare il terzino destro con Danilo e Bremer centrali difensivi e Cambiaso terzino di sinistra. Alla fine avresti un solo cambiamento, Danilo per Gatti, e Bremer non sarebbe nemmeno più a sinistra, sarebbe a destra, cosa che comunque secondo me lo metterebbe un po' in difficoltà, perché Bremer nella difesa 4 è un pesce fuor d'acqua. Ma questo è un altro discorso. Cambiaso a sinistra.
come terzino di spinta e giocatore da geometria. Più giocatore da geometria. E Gatti a destra, come giocatore bloccato o giocatore da rimbaggio in determinati momenti. Come lo vedete? Con Danilo e Bremer centrali nella difesa 4. Lo scorso anno, quando abbiamo provato a giocare a 4 all'inizio della stagione, secondo me Danilo e Bremer era diventata la miglior coppia in assoluto. In assoluto della Juve. Proprio senza pensarci su due volte. Perché Bonucci non dava quelle garanzie, robe del genere. Avreste la possibilità qua di far giocare comunque Rugani e Huijsen, mantenendo i 4 di backup. E dopo sono i terzini, perché Cambiaso, come abbiamo visto, va su, dovrebbe essere Kostic, ma Kostic a 4 non ci può difendere. Quindi secondo me a 4 difficilmente la Juve potrà arrivare a replicare una roba del genere, che a me piacerebbe tantissimo, perché quei 3 dietro Vlahovic con Locatelli e Rabiot a centrocampo mi piacerebbe tanto. Però probabilmente a 3 si può adattare qualcosina. Ed è questo, cercando di mantenere anche il giochino con Chiesa e Cambiaso e cercando di sfruttare eventualmente l'ingresso di Samardžić, che è sì un centrocampista ma è un giocatore con spiccate doti offensive, lo dicevo anche ieri. E allora, proviamo a ragionarci insieme, perché Cambiaso e Weah andrebbero a fare gli esterni e al posto di Cambiaso potrebbe giocarci pure Kostic senza problemi. E poi avremo una situazione di questo tipo. Quindi Rabiot e Locatelli manterrebbero il loro status di centrocampisti di un centrocampo a 2, invece che a 3, come lo stiamo facendo già adesso. E Samardžić andrebbe ad alzarsi sulla linea dei trequartisti o degli esterni offensivi. Perché dico questo? Perché ci sarebbe pure la possibilità di fare il giochino con Chiesa e Cambiaso, per garantire a Chiesa l'ampiezza. E quindi immaginatevi una Juve che attacca sugli esterni con Chiesa e Vlahovic, con Cambiaso che più che qua va qua e con Rabiot che si butta dentro. E avresti l'inserimento di Rabiot e Samardžić come mezzi ali, che sono due giocatori che in area di rigore hanno già fatto vedere per un motivo o per un altro di poter fare loro. Rabiot perché è un giocatore che l'anno scorso comunque i suoi gol li ha segnati, e Samardžić perché è una classe incredibile. Con Locatelli e Cambiaso che sarebbero i giocatori incaricati di dare palleggio alla squadra per un motivo o per un altro. Cambiaso probabilmente più palleggio, Locatelli più rottura. La difesa 3 che rimarrebbe invariata e Chiesa e Weah che andrebbero ad attaccare nelle loro posizioni forti. Ora, non vi dico che Samardžić sarebbe l'acquisto perfetto per la Juventus. Però devo dirvi la verità, mantenendo l'identità del 3-5-2 e cercando di aggiungere qualità all'interno della rosa e degli ultimi metri, uno come Samardžić lo prendo al 101%. Per quanto sia sempre un po' restio ultimamente ad acquistare in Serie A, e ve lo dico da un po'. Però, questa cosa Allegri ce l'ha già fatta vedere, perché qualcuno potrebbe dire, ma no, ma Allegri figurati se gioca con il 3-4-2-1. Ieri sera si è giocato PSG Milan, 3-0 rotondo, Mbappé ha fatto un gol strepitoso ogni volta che vedo giocare Mbappé, è clamoroso, ma l'anno scorso la Juventus si presenta al Parco dei Principi, giocando con un 3-4-1-2 con Miretti al posto di Samardžić e Milik al posto di Chiesa, con Kostić al posto di Cambiaso, bla 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 bla. E la Juve ci aveva già provato ad avere un giocatore tra le linee. Anche questa è una possibilità, che possa essere questo, quella che abbiamo visto prima, poco cambia, perché tanto Samardžić avrebbe tantissima libertà di agire lì davanti. Ma se ci pensiamo bene, alla fin fine, questa è stata anche una proiezione di Juventus, sempre di Allegri, che poi è arrivata a Cardiff, perché noi ricordiamo il famoso 4-2-3-1 con Cuadrado, Mandzukic, Dybala e Higuain, ma c'è stato un certo punto in cui con Pjanic e Khedira a centrocampo e con Alexandro di qua e uno tra Cuadrado e Dani Alves di qua, molto più spesso Dani Alves, la Juventus si piazzava esattamente così, con Dybala sulla tre quarti e Higuain e Mandzukic in attacco. Quindi nella testa di Allegri il 3-4-1-2 c'è già stato per ben due volte alla Juventus, uno con più continuità come nell'anno di Cardiff in alcuni momenti finali dell'annata, e una molto embrionale, primordiale, poi accantonata, abbandonata come l'anno scorso a Parigi.
Quindi questa potrebbe essere assolutamente un'idea di Juve che andrebbe a piacermi molto. Quindi, ripeto, ora discorsi scudetto è troppo presto e secondo me non ha nemmeno senso farli. Cioè, e anzi, parlare di una Juventus come favorita per lo scudetto secondo me è solo che dannoso, perché la Juventus non è la favorita per lo scudetto. Non lo è. Cioè, è inutile girarci intorno, non lo è. Per ragioni tecniche e per ragioni tattiche. Inserendo un giocatore tecnicamente forte come Samardžić e andando a garantire alla Juventus una chiave tattica differente come questa, se la Juve a gennaio arriva nelle posizioni alte di classifica e inserisce un giocatore così e riesce a fare un'evoluzione di questo tipo, secondo me nella seconda parte di stagione ci divertiamo. Quantomeno ci divertiamo. Poi, come dicevo ieri, vincere lo scudetto non è nemmeno la mia priorità. A me basterebbe arrivare entro la fine dell'anno a giocarmelo ed essere lì ad aprile, a metà aprile, a maggio, perché troppi anni che non entra nella lotta. È un campionato concluso con la Juve che ha lottato dando tutto quello che poteva, sarebbe semplicemente, secondo me, da applausi in una situazione comunque difficile anche quest'anno extra campo, perché adesso Pogba e Fagioli ci hanno regalato due grane mica da ridere. Quindi questa secondo me può essere una soluzione, però voglio sapere anche la vostra qui sotto nei commenti, perché secondo me Samardžić è semplicemente un giocatore chiave, ideale per la Juventus dal punto di vista tecnico, dal punto di vista tattico, dal punto di vista economico, dal punto di vista delle condizioni, e se devo definire l'occasione di mercato non mi viene in mente nessun nome migliore di questo.